anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Ricordo altresì che la partecipazione da remoto è consentita a colleghe e colleghi secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei paesi europei nell'Indo-Pacifico, l'audizione in videoconferenza di James Crabtree, ricercatore presso lo European Council on Foreign Relations. Anche a nome dei componenti del Comitato ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori, dottor Crabtree. Considerati i tempi stretti dell'audizione, formulo subito alcuni quesiti. L'indagine conoscitiva nasce dalla necessità di... dalla necessità di individuare le basi sulle quali costruire una nuova strategia di presenza dell'Italia nell'Indo-Pacifico a partire da una ricognizione delle sfide alla sicurezza e all'interesse nazionale. In termini molto generali, lei quali elementi vede come essenziali per una media potenza come l'Italia, che tuttavia non ha una tradizione di presenza politico-militare nell'Indo-Pacifico? Al contrario, ad esempio, della Francia, del Regno Unito, ma analogamente a paesi come la Germania. Negli ultimi anni si è assistito a una riarticolazione delle politiche dei paesi democratici nell'area, a partire dalla crescente assertività cinese. Ricordo tra tutti il Quad e le manovre militari congiunte che coinvolgono paesi come Stati Uniti, Australia, Giappone. Alcuni interlocutori hanno suggerito che questi processi potrebbero sfociare in una nuova NATO asiatica, altri hanno piuttosto immaginato una rete di accordi bilaterali e multilaterali. Lei come inquadrerebbe la questione? E ancora, la questione della libertà di navigazione, con particolare ma non esclusivo riferimento al Mar Cinese Meridionale, è ovviamente cruciale. Incrocia aspetti militari, di sicurezza, difesa del principio della libertà di navigazione, ma anche aspetti commerciali. La crescente aggressività cinese ha portato molti paesi a una strategia di reshoring o di sganciamento, di decoupling rispetto alla Cina, ma anche rispetto ad altri paesi dell'Indo-Pacifico. Tali strategie sono complesse e molti paesi europei si stanno muovendo per suo proprio conto, non senza opacità. Come valuta la praticabilità di queste strategie per un paese esportatore come l'Italia? Ritiene che tali strategie possano funzionare solo in una dimensione europea, euroatlantica? E poi ancora un'ultima domanda. Un elemento che ha suscitato molto interesse in questi anni è l'IMEC, lanciato al G20 di Nuova Delhi. Esso costituisce un'opportunità anche per l'Italia, che in ragione della propria posizione geografica è naturalmente candidata a rappresentarne un terminale. Su questo tema la Commissione ha anche approvato una risoluzione. Come valuta questa iniziativa al di là delle problematiche contingenti aperte dagli attacchi Houthi nel Mar Rosso e non solo, vista la situazione in Medio Oriente? Grazie, prego. Thank you, Chairman. Grazie Presidente. Innanzitutto grazie di parlare di fronte a questa Commissione oggi, grazie del vostro invito. Dunque mi sembra che quindi in totale siano 4 le domande, cercherò di rispondere rispettivamente. Per un paese come l'Italia, che non ha una strategia indo-pacifica, credo che ci sono tutta una serie di punti di riferimento in Italia su come si può avviare questo discorso sull'Indo-Pacifico dal momento in cui ci sono stati almeno un'altra decina di paesi europei che hanno sviluppato la loro strategia Indo-Pacifico. Non credo che avere un passato coloniale o comunque una presenza permanente nella regione sia necessario. Ci sono tanti modi diversi di avviare, non so, diplomazia economica, di difesa, semplicemente essere presenti in alcune delle regioni più importanti in termini
termini di riunioni che si svolgono là. Credo che ci sia un po' un inizio di questo movimento in Italia attualmente. Noi parliamo di una settimana in cui il vostro carry group è in Australia, poi il vostro Presidente del Consiglio che andrà in Cina, poi a Singapore, la Shangri-La DIGOP, c'è stato il summit in cui avete partecipato, che aiuto a organizzare, insieme a rappresentanti di industrie come Leonardo. E quindi io penso che con il governo Meloni sembra che ci sia stato un maggiore interesse, e credo che ci sia un certo merito nel formalizzare questo interesse in una strategia Indo-Pacifico in un modo analogo a altri paesi europei che hanno dimostrato interesse in questa regione. Punto 2, la seconda domanda, la questione delle strutture di sicurezza nella regione, se ci potrebbe essere un equivalente NATO Indo-Pacifico al ruolo del Quad. Io credo che sia molto improbabile che ci possa essere un'azione molto aggressiva da parte della Cina nello stile NATO nel Pacifico, e gli americani hanno cercato di fare una cosa analoga in passato e non ha funzionato molto bene per tutta una serie di motivi. Però quello che abbiamo visto negli ultimi anni è una proliferarsi di organizzazioni multilaterali, ove il Quad è un esempio più preminente in termini di varie partnership submarino tra UK, Australia e Stati Uniti, però poi ci sono molti altri gruppi trilaterali tra per esempio Filippine e Giappone, Australia o Filippine e altri paesi. Quasi tutti questi rispondono, diciamo, all'aumentare della Cina, diciamo, al fatto che diventa sempre più una minaccia nella regione. Poi c'è la Shanghai Cooperation Organization, invece, che è più o meno gestita dalla Cina. E quindi quello che vediamo nella regione è una spalta di coacervo di organizzazioni piuttosto che un'alleanza coesa, uniforme. Penso che in un contesto europeo sia importante pensare al ruolo della NATO in quanto tale, dove vi è un maggiore diciamo, impegno da parte dei quattro paesi partner asiatici, quindi la AP4, che hanno partecipato al summit della NATO la settimana scorsa a Washington, e sono più coinvolti adesso anche nel teatro europeo. C'è lo scenario che noi vediamo, una situazione in cui i paesi asiatici, in particolare la Cina, adesso vanno a impattare l'ordine di sicurezza europeo in un modo che non è mai successo in passato, in particolare per via del supporto implicito della Cina per la guerra della Russia in Ucraina, e le azioni della Cina hanno impatto sull'ordine di sicurezza in Europa e il modello economico della Cina in un modo o nell'altro, un grande impatto sulla sicurezza economica europea, e di conseguenza sia attraverso NATO altri meccanismi come la via della seta, della Belt and Road Initiative di cui faceva parte l'Italia fino a poco tempo fa, c'è una consapevolezza del modo in cui l'Asia, in particolare la Cina, hanno un impatto sugli interessi chiave dell'Europa, è sempre più una priorità per tutti i decisori politici. Domanda 3, libertà di navigazione. Bene, io credo che questo è un principio importante sia nel Mar della Cina meridionale oppure nel Mediterraneo. Credo che c'è molto che possono fare i paesi europei per diciamo, parlare dell'importanza dell'applicazione di regole per quanto riguarda la libertà di navigazione, perché i paesi europei, cioè se l'America fa questo, allora il sospetto è che lo fa soltanto perché lo vedono per il loro proprio interesse, o comunque questo è quello che gli avversari nella regione penserebbero. Però se i paesi europei vanno a supportare
questo ordine basato su delle regole, invece viene da una posizione che è leggermente più neutra, o comunque molti di questi paesi sono alleati con gli americani, però c'è un momento in cui alcuni elementi della regola per quanto riguarda la libertà della navigazione sono sotto pressione in Asia da parte della Cina, che preferisce non avere americani e gli altri che possono avere i diritti di condurre operazioni di libertà di navigazione vicino alla loro costa, e quindi è meglio che avere appunto degli alleati che parlino in merito ai loro diritti, è molto importante. E poi quarta domanda, l'IMEC. Bene, per quanto riguarda l'IMEC, questa è un'iniziativa interessante. Io vorrei riferirmi a quanto scritto da un mio collega italiano al Consiglio europeo sulle foreign relations, in cui lui ha guardato un po' nel dettaglio come dovrebbe funzionare, e vista la geografia sembra abbastanza plausibile che l'Italia potrebbe svolgere un ruolo dal punto di vista geostrategico. La cosa interessante di IMEC è che è uno dei casi rari recentemente in cui un'iniziativa guidata dall'Occidente, o comunque co-guidata dall'Occidente nell'area dell'Arabia Saudita, è venuta su con questa visione che da una parte è ambiziosa e creativa rispetto a coloro che negli ultimi decenni sono state portate avanti dalla Cina con la Belt and Road Initiative. Ci sono molte questioni anche su come potrà essere finanziata e applicata. Il mio collega Rizzi lo sta analizzando nella sua ricerca, però insomma potete anche vedere delle cose sul nostro sito web a tale riguardo. Però è sicuramente una cosa creativa e un'iniziativa interessante dal punto di vista geopolitico venuta fuori da questo incontro. E con questo vorrei ora fermarmi un attimo e poi rispondere a altre vostre domande. Grazie mille davvero. Ho avuto la fortuna di leggere il report che ha menzionato su IME, che è recentemente scritto, e anche di discuterne con l'autore, quindi l'ho trovato anch'io molto molto interessante. E se i colleghi hanno delle domande, vedo il collega Billy. Prego. Niente, allora da remoto c'è qualcuno, perché abbiamo colleghi anche da remoto, di Acquartapelle, Nike Gruppioni, l'onorevole Gardini. Allora le pongo io un'ulteriore domanda sulla quale tutti ci interroghiamo man mano che svolgiamo la nostra indagine conoscitiva sull'Indo-Pacifico, e la domanda è: perché la Cina, vedendo che causa una reazione dei paesi rivieraschi, dei paesi che si affacciano sui mari dell'Indo-Pacifico, con le sue azioni aggressive continua a perpetrarle, dimostrando una volontà di potenza, ma anche un disprezzo per quelle regole create dall'Occidente perché sia garantita appunto la libertà di navigazione, un mondo basato sulle regole. Perché questo atteggiamento? Qual è il fine ultimo e come ribattere? Grazie. Presidente, se possibile vorrei fare anche io una domanda. Ecco, si è collegata da remoto anche con video l'onorevole Quartapelle, prego. La domanda riguarda l'incrocio tra queste nuove priorità, diciamo questo nuovo sforzo della politica estera italiana, e le linee esistenti della politica estera italiana. Il governo ha avviato un ambizioso piano per l'Africa chiamato Piano Mattei. Tradizionalmente la politica estera italiana agisce sul Mediterraneo. Se ci sono aree di complementarietà o di lavoro congiunto che possano riunire questo tipo di iniziative con uno sforzo verso l'Asia, ad esempio pensando a uno sforzo congiunto India verso l'Africa, o un dialogo con la Cina
verso l'Africa e che tipo di dialogo, perché insomma il nostro è un paese che fa sempre tanto con pochi mezzi e se non coniughiamo l'iniziativa verso l'Asia, che appunto l'audito dice essere una prima volta estremamente interessante, rischiamo che restino delle iniziative spot, una nave, un viaggio, mentre invece se viene inserita in un quadro più ampio, forse si può dare anche del valore aggiunto a uno sforzo occidentale nei confronti dell'Indo-Pacifico, a partire dall'Italia. Grazie. Grazie mille, prego professore. Thank you, those are two. Sono due ottime domande, Presidente, grazie. E sono felice che siate qui per poter porre queste domande. Allora, prima domanda sulla Cina e quali sono gli obiettivi della Cina. Bene, io penso che è giusto dire che la Cina vorrebbe stabilire quello che si potrebbe definire una sfera di influenza lungo le sue coste e le sue acque territoriali lungo la costa. Credo che sia importante dal punto di vista osservatore dell'Asia che non si va un po' a fare una caricatura di quello che fa la Cina, cioè gli obiettivi della Cina per alcuni aspetti sono analoghi a quelli che gli Stati Uniti avevano all'inizio del suo affermarsi come potenza globale e spesso gli studiosi cinesi dicono che gli Stati Uniti hanno stabilito quindi un proprio regno in cui hanno controllo della propria sfera, ebbene la Cina vorrebbe fare analogamente, quindi non si sente a proprio agio con l'idea che gli Stati Uniti possono essere in grado di esercitare libertà di navigazione anche lungo la propria costa e avere una serie di nazioni alleate che sono molto vicine alla propria costa. In senso militare ha bisogno di spazio strategico e questo lo possiamo capire, cioè la Marina cinese ha recentemente portato avanti le proprie operazioni di libertà di navigazione vicino nell'Alaska, allo stesso modo in cui gli americani hanno portato avanti un'esercitazione congiunta vicino alla Bielorussia, semplicemente come segnale. Quindi io penso che se la Cina dovesse dire costantemente che le unità vicino negli Stati Uniti lungo l'Alaska non potrebbero non essere molto contenti di questo. Quindi cioè, noi possiamo dire che la Cina è diventata la seconda più grande economia del mondo e quindi il suo senso di interesse nazionale si è ampliato, richiede energie e risorse dal Medio Oriente, commercio con l'Europa, cioè interesse in ogni angolo del mondo e questo tende a essere vero con le grandi potenze, quando aumenta l'interesse economico anche l'impronta militare aumenta di pari passo perché devi tutelare i tuoi interessi. Si può dire che il Partito Comunista Cinese esacerba alcune di queste tendenze nel modo in cui governa il proprio paese è più problematico, un attore problematico internazionale rispetto a quello che possono essere le grandi potenze in generale, ma tutto quello che succede in Cina è semplicemente il risultato del fatto che era un paese molto meno importante, mentre invece adesso è diventato un paese molto importante e sta cercando di piegare le regole del sistema internazionale in un modo che possa corrispondere ai propri interessi. E quindi sotto questo aspetto non credo che sia molto diverso da altre grandi potenze che hanno operato in passato. Poi la questione dell'Africa è interessante, ovvero credo che l'idea che un paese come l'Italia deve sviluppare dei partnership con l'Africa, credo che richiede un esame attento prima di dire che sia una buona idea, ossia soprattutto possiamo dire che le lezioni che molti hanno imparato dalla Belt and Road Initiative dell'Italia, ecco perché il governo Meloni è poi ha fatto un passo indietro rispetto alla Belt and Road Initiative. In generale, l'idea di fare un partenariato con altri partner asiatici affini, pensare in modi per poter unire le risorse e capacità rispetto all'Africa, può essere una cosa saggia da fare. Credo che ci sia una minaccia più ampia da affrontare, questo è vero per tutte le potenze medie, cioè
cioè hai soltanto un tot di risorse e tempo. E, per esempio, il Regno Unito, il mio paese, sta cercando di fare questo, cioè non è che cerca di trovare un equilibrio con l'Africa, ma diciamo la sfida della guerra in Ucraina con altre aree del mondo, in particolare l'Indo-Pacifico e altre potenze medie europee devono fare altrettanto. C'è un limite a quello che Germania, Francia, UK possono fare per come contributo all'Indo-Pacifico, c'è soltanto un limite a questo, quindi ci devi specializzare in aree dove tu puoi dare un contributo particolare se ha un suo senso. Ecco. A voi. Grazie. Ma, quindi quello che ci sta dicendo, se ho ben capito, è appunto che le medie potenze europee possono intervenire ovviamente nell'Indo-Pacifico, ma devono specializzarsi su aree più vicine e per l'Italia, ma anche per la Francia. Questo vale per il Mediterraneo allargato cosiddetto, quindi per il Nord Africa, Sahel. Però è corretto dire che l'impegno di queste medie potenze europee in realtà sull'Indo-Pacifico contribuisce a mantenere e difendere le regole globali del commercio, la libertà di navigazione e al contempo a rinsaldare l'alleanza con gli Stati Uniti, quindi in un certo qual senso serve a tenere unito l'Occidente. Ma questo deve essere, a mio avviso, e chiedo se è d'accordo con questa mia affermazione, controbilanciato da un rinnovato interesse per quella stessa area che ho descritto, ovvero potremmo definirla indo-mediterranea addirittura, degli Stati Uniti. Grazie. Penso che questo sia un ottimo modo di vedere la questione. È naturale per le potenze mediterranee di cercare di stabilire dei partenariati nell'Oceano Indiano Occidentale e, nel caso dell'Italia, partenariati nel Medio Oriente e all'interno di quell'area. È più semplice, data la vicinanza geografica, per esempio cercare di sviluppare partenariati rispetto al Pacifico, che è invece molto lontano e richiederebbe quindi delle capacità maggiori. Comunque, in senso più ampio, cioè con chi stabilire dei partenariati da parte dell'Italia, bene, alcuni di questi riguarderanno degli aspetti commerciali, per esempio l'Indonesia, che è un paese che ha un settore militare che si sta espandendo e ci potrebbero essere delle opportunità lì, ma i partenariati più importanti riguardano i membri base del gruppo occidentale che si trovano nell'Indo-Pacifico e soprattutto il Giappone, la Repubblica di Corea, l'Australia e la Nuova Zelanda, oltre all'India. Ecco, quelli sarebbero i partner più naturali per i paesi occidentali. Sono tutte democrazie asiatiche e nell'ambito delle relazioni con la Cina includerei anche Taiwan, dove abbiamo visto a un livello più basso ci sono rapporti tra i paesi europei e il Taiwan e sono aumentati, queste relazioni sono aumentate ci si rende conto dei rischi strategici di Taiwan e quindi anche per la prosperità e sicurezza dell'Europa. Ecco, mi fermo qui e passo la parola a lei, Presidente. Gardini, se l'onorevole Gardini, collega Billi, qualcuno vogliono fare domande? Altrimenti la ringrazio davvero e dichiarerei conclusa l'audizione. Grazie. Thank you. Grazie.